Road to Football Frontier International, questo è il nome della nuova serie qui su Inazuma Corner. Bentornati ragazzi, e oggi davvero siamo qui su Inazuma Eleven Go Strikers 2013 per iniziare un progettino che ho in mente da prima di registrare il gameplay a Inazuma Eleven 3. E finalmente inizia questa nostra Road to FFI. Ma cos'è esattamente? L'obiettivo della serie, diciamo pure, è che costruire la nostra Corner Eleven, la squadra che vi ho mostrato qualche mese fa, entro la partita contro l'Inazuma Legend Japan, la squadra finale di questo gioco per l'appunto. La nostra squadra iniziale sarà ovviamente la Raemon Junior High e per ogni partita vinta riceveremo 150 punti. Per ogni tripletta che andremo a segnare con un giocatore guadagneremo invece 100 punti. Come bonus primo gol 50 punti, come bonus porta inviolata altri 50 punti, gol senza tecniche 500 punti, giusto perché sono davvero difficili da fare, e bonus passaggio di serie 300 punti. Con bonus passaggio di serie intendo ovviamente che dopo aver battuto la Zeus, per farvi un esempio, guadagneremo appunto 300 punti. Dopo aver battuto i Dark Emperors ne guadagneremo altri 300 e così via man mano che appunto finiremo il gameplay. Per sbloccare una determinata tecnica per un giocatore che voi deciderete nei commenti, vi chiedo invece 300 like per un livello 2 o 750 per un livello 3. Se invece volete fare i sublimi, proprio i grandissimi, arriviamo a 900 e potrete sbloccare una tecnica in coop che vorrete tra ovviamente i giocatori di cui disponiamo. Un'altra regola è che ad ogni fine episodio ci sarà una sorta di calciomercato dove potremo andare appunto a comprare i nostri giocatori o anche delle tecniche. Adesso ci arriviamo. Per farvi un esempio, dato che questa serie durerà appunto 23 puntate, alla fine di ognuna io vi chiederò di scegliere un giocatore da inserire in squadra tra quelli disponibili. Sono 17 e sono questi. Come vedete, i giocatori da 500 punti sono Mark, Shawn, Axel e ovviamente anche Jude. Sono i più importanti di tutta la serie, secondo il mio punto di vista, quindi, ahimè, li sbloccheremo a 500 punti. I giocatori a 300 punti sono invece Hector, Archer, Gabi, Jack, Thiago Torres, Byron Love e anche, ovviamente, Victor Blade. A 400 punti invece troviamo Nathan, il nostro carissimo Caleb, Hunter Foster ovviamente, Riccardo De Rigo, Ariel Sherwind e anche il nostro caro Xavier Schiller. E possiamo dire che questo è quanto. Tra l'altro prima vi accennavo che grazie ai punti io potrò anche cercare di sbloccare qualche tecnica nuova. Infatti la nostra squadra partirà con solamente tecniche di livello 1. Spendendo 100 punti potrò quindi decidere di sbloccare una tecnica di livello 2 immediatamente. E invece se ne spenderò 150 ovviamente ne potrò sbloccare una di livello 3. Mentre qualora volessi sbloccare una tecnica in cooperativa mi toccherà spenderne 250. Dunque, dato che credo di avervi annoiato abbastanza, direi subito di tuffarci nella prima partita contro, indovinate un po', la Royal Academy. Vai, iniziamo questo Road to FFI. E questa è la nostra formazione. Mark in porta, Nathan, Bobby, Jack e Todd in difesa, Max, Jude, Sam e Eric a centrocampo, mentre in attacco solamente e ovviamente Axel e Kevin. Ovviamente tutti i giocatori hanno solamente la loro tecnica di livello 1, come prima vi accennavo. E alcuni giocatori come Todd ne giovano parecchio, dato che ha sia l'illusion dribbling che anche il taglio roteante. Quindi andiamo proprio a nozze. Ma iniziamo questa partita. Olè! Iniziamo il Road to FFI. Speriamo di fare quanti più punti possibili, onestamente, così che a fine episodio riusciamo già a comprare qualcuno o a sbloccare una tecnica.
magari la mano del colosso, ma se non sbaglio è livello 3 addirittura. O forse 2, mi sto confondendo. Vai Axel! Subito ho provato a prendere un cinquecentino di punti, eh. Una bella cinquina. Attenzione, Kevin! Ci riprova? Amici della Royal Academy, oggi non avete... potevo mandarla in mezzo. Oggi non avete speranze di vittoria, onestamente. Forse avrete battuto la Raymond per... Drent. Dicevo, forse avrete battuto la Raymond per 20 a 0 una volta. Anzi, per 20 a 1, perché Axel, insomma, fece irruzione in campo. Jude, blocca Jude, no. Qua non si mette tanto bene, ma per fortuna Axel lo ferma. Kevin, con la sua avanzata un po' goffa, si avvicina alla porta e tira con il Dragon Crash. Vediamo un po' se King riuscirà a pararla. Arriva la super barriera di forza. Yes! Bravo Kevin. Bravo Kevin. E subito segniamo la nostra prima rete. A questo punto potremmo cercare di battere Kevin. Battere King con Kevin 3 volte. Mi confondo pure a parlare ormai. Arriva il pinguino imperatore numero 1. Mi sa che non prendiamo il bonus porta inviolata, ma almeno abbiamo preso il primo gol. Abbiamo preso il bonus per il primo gol, quindi abbiamo già 50 punti in saccoccia. Ahimè, credo proprio che questo sia un gol. E infatti sì, David ci ha purgato con il pinguino imperatore numero 1. Non potevo farci nulla. Magari se avessi avuto la mano del colosso, anche. Però, e a questo punto, effettivamente King può usare il morso della belva. Me ne stavo quasi scordando. Arriva il ciclone. Io vi dirò, lo proverei a usare un altro Dragon Crash. Possiamo fare la tripletta con Kevin. Dobbiamo riuscirci. Vai Kevin, bravo. È troppo ghiotta questa palla per Axel. Vai. Per Kevin, per Kevin, per Kevin. Un'altra scivolata micidiale. Micidiale, micidiale. Jack, mono. Mamma mia, Hatch. Era la volta buona che andavamo a segnare un'altra rete. La faccio anche una scivolata micidiale. Forza, Jack, avanza. Passa per Kevin, che viene fermato un'altra volta da Trent. Con il terremoto. Però io ho Sam con trasformazione. Anzi, bomba fasulla. Sono tecniche simili, quindi mi capita di sbagliarmi, di confondermi. Vai Kevin. Vai che King stava sudando. Stava sudando freddo King. Dragon Crash, per favore. Ancora la super barriera di forza. Per favore, fa che non sia stato un caso quello di prima. Era un caso. Era un caso, bello e buono. Dai, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo fermarlo. No. Non voglio prendere un altro gol. Non voglio. Non voglio, per carità. Dai. Jack, perché no? Perché non hai eretto il suo muro di roccia? La vedo male. La vedo male. Mi sa che prendiamo il secondo gol. E invece no. Ha tirato da troppo distante. Ci ha fatto un regalo. Benissimo, benissimo. Forza. Vai, Axel. Ok, ha quasi il tornado di fuoco pronto. Però possiamo provare con... No! Non ci credo! Ha fatto un qualcosa di impossibile. Come ha fatto? Non ci credo, dai, non ci credo. Era il nostro gol a porta vuota, quello. Con il tiro normale. Non ci credo. Non è possibile, dai, dai. È rubata questa partita. C'è Ray Dark? Dov'è Ray Dark?
Ancora la super barriera di forza? Ti farò vedere una tecnica più forte della barriera di forza! La super barriera! Ah, ho capito. Ho capito con chi dobbiamo tirare. Dai, Axe. Fagli vedere il tornado di fuoco. Vai. Vai, 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 vai. Arriva la barriera di forza. È la nostra occasione di segnare il 2-1 con Axel. Arriva. Yes. Ora possiamo segnare altri due gol con Axel, direi. A questo punto è più facile che farlo con Kevin. Ci potevo pensare prima. Però sta per finire il primo tempo, ma noi abbiamo ancora un'occasione di tirare. Vai. Vai ancora. Non mi interessa. Vai a Kevin. Deve avere la sua seconda. Era rigore quello, Kevin deve avere la sua seconda possibilità. Vai. Vai Kevin. No. Finito. Finito il primo tempo. Stavo tirando con il tiro caricato, ma non me l'ha fatto più fare. Quanto ci sono andato vicino a segnare a porta vuota. Ha fatto uno scatto felino. Saltato frame quel King. Non è possibile. Comunque sia, vicino a questa partita vi ricordo che riceveremo 150 punti, quindi è anche importante pensare al risultato e non solo a segnare tre volte con Axel in questo caso. Forza, Axel ci prova. Ci conviene provare a provare. Devo dire che ci conviene provare a segnare con il tiro normale in queste prime partite, perché comunque sia sono più facili di quelle che andremo ad affrontare più in là. Un altro tornado di fuoco. Dai che li voglio questi 100 punti succosissimi. Morso della belva. Se adesso te lo batto, King, se te lo batto con un tornado di fuoco di... Era impossibile. Sarebbe stato utopico. No. Ecco, così mi piace. Quando sei a terra. Ti piacerebbe. Ti piacerebbe. Arriva Todd con il dribbling illusorio. E ti dice no, ciccio. No. No. Non mi piace questa situazione. Tiro dei 100 calci di Bloom. Ok, bravo Jack. Bravo Jack, anche se non serviva onestamente. Io non ho cliccato nulla. E mi fermano in 55. Io non mi fermo, voglio segnare ancora con Axel. Abbiamo tempo, possiamo farlo. Bravo Todd. Todd è un... è indemoniato Todd in queste partite. Andiamo. Passiamola. Benissimo, Sam. Rivede Axel che tira. Possiamo difendere. Vai Eric. È imprendibile questo Jude, oh. Danza del fuoco. Fortunatamente è di livello 1. Oh, abbiamo il tornado di fuoco. Vai. E segna per favore. No, ancora il mosso della belva. Ma perché non l'ho usato prima? Cioè, voglio dire, mi fa piacere che non l'abbia usato prima, perché sennò non avremmo segnato. Però, vedete, è anche questa l'importanza di avere delle tecniche di livello 3 almeno. Vai. Mi serve Axel, voglio provare a segnare porta vuota. No, non l'ha passata. Si incanta quando entra in area. Dai, in due a terra, ma cos'è? Cos'è, la Russia? Per favore, Mark, non fare uno sbaglio irreversibile. Parala. Yes.
uno ci spera alla fine che non gli si vengano parati i tiri, no? Andiamo, 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 andiamo. Vai con Max, vai con Max. C'è Axel. Non la passa in tempo. Forse c'è un po' di input lag, effettivamente. Ma di certo non da ora, da sempre. Gus Martin. Attenzione. Bomba fasulla. Anche se usa. Ok, non l'ha usata. La grande illusione. Dai, 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 che ce la stiamo portando a casa questa partita. Forza, Kevin. 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 Entra. Entra, per favore, Dragon Crash. Per favore. Ancora il morso della belva. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Per fortuna c'è Sam Kincaid. Attenzione, va per Axel. Che tira! Mette in difficoltà King per il momento, eh. Ancora con il... Ah no, il tiro congelante. Ok. Dovrebbe essere facile. E infatti è così. Però, ahimè, sogni di reclutare un giocatore sin da subito svaniti, mi sa, eh. Proviamoci. In mezzo. Per Axel. Fallo, Axel. No. Magari, magari, magari. Kevin. Kevin. No! Per due volte! Mi stavo già emozionando, non ci credo. No, vabbè, questa cosa è illegale, eh. È illegale questa cosa, è illegale. No, 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 non l'accetto, non l'accetto. Due volte di fila così. Non ci credo! Non è possibile, non è possibile una cosa del genere. Non è possibile. No, io non ci credo. Non ci credo! Non ci credo! Questa cosa non è possibile! Non è giusta! Non è giusta! Comunque sia, abbiamo 200 punti. Purtroppo non abbiamo fatto una buona difesa. Abbiamo subito un gol, ma ahimè, dal pinguino imperatore numero 1. Quindi, con 200 punti possiamo sbloccare, sì, una tecnica di livello 3. Anche se ora credo di andare a sbloccare almeno una tecnica di livello 2. Comunque sia, ragazzoli miei, con questi 100 punti andiamo a sbloccare la tormenta di fuoco ad Axel. Eccoli qui. Tra l'altro ce ne mancano altri 100 da poter spendere e io direi di far scegliere a voi quale tecnica di Mark di livello 2 possiamo andare a sbloccare. Eccoli qui. Martello del Colosso, la mano del Colosso oppure il pugno di giustizia livello 2. Votate nei commenti, ovviamente la tecnica più votata sarà scelta. Detto questo, vi ricordo anche che se raggiungerete la soglia di 350 mi piace potrete scegliere quale tecnica di livello 2 assegnare a un giocatore della squadra. Se invece entro domenica prossima raggiungerete i 750 mi piace potrete scegliere non una tecnica di livello 2 da sbloccare ma invece una tecnica di livello 3. E se invece doveste raggiungere i 900 mi piace, beh, in quel caso potreste sbloccare una tecnica in cooperativa tra uno dei nostri giocatori, come ad esempio potrebbe essere o il doppio fulmine in Azuma o addirittura il Dragon Tornado, le ali di fuoco, l'ariete in Azuma, quello che volete. Ovviamente fatemi sapere se questa idea del Road to Football Frontier International può piacervi. E ovviamente lasciate un mi piace per supportare il canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e condividete questo video con i vostri amici. Qui da Diego dal Corner per oggi è davvero tutto e forse sarebbe opportuno cambiare la stagione e mettere autunno. Oh, guardate qua, che bellezza, che tepore, che atmosfera. Giochiamo a calcio.